Benvenuti a Salva con Nome, la rubrica di RaiNews 24 sul mondo del web 2.0, sulle parole chiave dell'innovazione, quelle che chiameremo e che tratteremo come video tag, come le parole che descriveranno, descrivono, ci daranno la sensazione del futuro. Siamo a fine anno, a fine di questo 2008, è tempo di bilanci, un anno complesso che sta finendo immerso in una crisi strutturale con pochi precedenti. Noi invece cercheremo di darvi qualche suggestione con alcune tag, con alcune parole che descrivono il futuro. E lo facciamo con Carlo Infante, che è coautore della nostra rubrica, ed è qui in studio con me. Allora Carlo, io inizierei prendendo a prestito da William Gibson, che è un autore canadese, autore di romanzi cyberpunk, una definizione di futuro. Il futuro è già qui, è tra noi, è soltanto mal distribuito. Ed è evidente che il futuro è come una ricchezza, una risorsa, che viene poco interpretato, perlomeno c'è tutta una sorta di tensione ideologica che nell'arco di questi ultimi due secoli ha segnato, no, la propria impostazione sul futuro, il sol dell'avvenire. Adesso purtroppo c'è una caduta di tono, c'è proprio una sorta di pessimismo diffuso, nonostante qualche ottimismo d'accatto buttato qui e là. No, il futuro è proprio una risorsa ben interpretata, e quello che definiamo avanzamento tecnologico non è solo un problema che riguarda gli addetti ai lavori, questa è la questione, riguarda il modello produttivo. Cioè il futuro non è più quello di una volta, giusto per giocare con le situazioni e rilanciare col Valéry rispetto a Gibson. Tutto questo però rischia di essere, no, un po' astratto, un po' teorico, noi invece dobbiamo dare un po' di sensazioni precise. Ma insomma, di che futuro stiamo parlando intanto? Vabbè, è il futuro digitale. Cioè il futuro è di fatto iscritto dentro questa logica di sistema. Può essere anche imbarazzante per qualcuno, ma di fatto gli ascensori, i semafori, la nostra vita è contrassegnata, dobbiamo acquistare proprio per questo consapevolezza piena, perché non possiamo permetterci di vivere in un mondo eterodiretto, dobbiamo agire in termini di consapevolezza sociale, tutte queste opportunità, sì, perché quando parliamo di futuro come risorsa, dobbiamo vederlo come un'opportunità che va interpretata. Tocca a noi. Cominciamo intanto con il descrivere questa parola, no, che sarà un po' il fulcro di tutte le nostre puntate, il web 2.0, che è lo scenario all'interno del quale ci muoviamo. Vediamo se riusciamo a dare alcune suggestioni, una definizione di web 2.0 e la complessità che c'è dietro questo termine. Cioè, il web 2.0 è il web secondo, ciò che è arrivato dopo una prima fase contrassegnata, sì, a parte la spinta pionieristica. È stata contrassegnata la fase centrale del web da una logica editoriale. Quella logica è finita, anche il crack finanziario del 2000 ha contrassegnato, ha proprio siglato proprio una crisi strutturale di quell'impostazione là. Web 2.0 è partecipazione. E ciò che è nato con il mondo blog e che oggi con il social networking, basti vedere il successo di Facebook, il 900% di approccio, un dato esponenziale, c'è cioè una crescita incredibile giorno dopo giorno. Si sta scoprendo qual è la potenzialità del social networking, che è la rete fatta dagli utenti. Facebook, MySpace, Flickr e tanti altri strumenti. Sono parole che descrivono strumenti, ma noi poi vediamo che innovazione non è soltanto software, non è soltanto tecnologia. Voglia della gente di partecipare, di esserci, di raccontare le proprie storie, di raccontare le storie delle quali è stato interprete principale o comunque assistito. Per fare questo abbiamo sentito, noi avremo una serie di video ritratti che andranno in onda nel corso poi del tempo. Ascanio Celestini ci ha dato una sua interpretazione del rapporto tra la storia e le storie. Qualche anno fa hanno pubblicato su Focus, su altri giornali, le fotografie dei campi di concentramento, campi di sterminio viste dall'alto. Facevano un'impressione perché erano delle bellissime fotografie fatte dall'aviazione inglese, ma facevano un'impressione perché noi vedevamo dai camini il fumo che usciva. Però noi rimanevamo impressionati perché sapevamo quello che era accaduto lì dentro. Altrimenti, come è venuto poi a molte anche dai processi fatti dopo il 45, qualcuno diceva: io pensavo che lì si facesse il pane, perché no? Se fumava era possibile pure che ci fosse un grande forno. Però c'era un grande forno, ma in quel forno si bruciava qualcosa più che cuocersi il pane.
Noi però possiamo recuperare, vedendola dall'alto, la fotografia, la storia di quel luogo soltanto se la conosciamo dal basso. E il rapporto tra storia e storia è un po' questo. La storia è un po' come vederla dall'alto e quindi anche collocarla in un tempo, in uno spazio. Le storie invece sono quelle che stanno dentro, anche se c'è pure un'altra storia, che è quella del nostro passato, perché il presente è fuori dalla storia. E allora, come diceva Scagno, la storia vista dall'alto, ma poi le storie viste dal basso, le storie dei personaggi, di coloro che vivono lì dove freme la vita. Sai, le storie fatte, no? Più che viste, questa è la cosa secondo me emblematica di questo apologo. Ascanio Celestini, una sorta di oracolo del nostro tempo, proprio racconta delle storie semplici e paradossali allo stesso tempo, ma sono emblematiche. Lì parlava di Seconda Guerra Mondiale, ma tutto quanto questo riguarda fortemente la disintegrazione sociale che stanno vivendo i precari. Ascanio narra i precari, non narra solo l'epica della resistenza della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ed è questo il punto. Io penso che quando vogliamo trattare di futuro dobbiamo saperlo ancorare a qualche cosa. Questo rapporto con le nostre storie, con le nostre tradizioni, il rapporto con il territorio, cosa ci fa capire? E c'è un concetto che poi rilanceremo fortemente, che questo lavoro sulle videotag, sui ritratti legati alle parole chiave associate dei protagonisti sarà la costante di queste trasmissioni, una parola come global. Penso alla soggettività e alle storie contrapposta alla storia con l'S maiuscola. Parlare di sé, del proprio territorio, ecco, questa è un'opportunità che la rete, che il social networking può esprimere, cose che prima era molto difficile fare. Insomma, tutto questo fenomeno della partecipazione, la partecipazione attiva nella rete, sta di fatto producendo una condizione di ridefinizione di alcuni modelli produttivi ai quali eravamo abituati, ridefinizione anche dei sistemi informativi, compresi quelli giornalistici, anzi forse l'accelerazione più grande è proprio nei sistemi dell'informazione e della comunicazione. E un altro termine sul quale torneremo è citizen journalism, o all'anglosassone civic journalism, è un altro tag, è un altro elemento importante. Sì, sono un po' come alla rivoluzione francese, no? Citoyen, cittadini, ma è proprio questa. E questo è l'elemento interessante rispetto anche alla crisi dei modelli di rappresentanza partitica, che non è solo un problema di governo, è proprio un problema di rappresentanza. C'è proprio il fenomeno dei blog dentro la politica, ha già espresso un ruolo significativo. È chiaro che nel giornalismo, un fenomeno come questo dei citizen journalists, abbiamo visto BBC, CNN, le grandi testate portano al loro interno questo elemento di soggettività partecipativa che inizia anche a professionalizzarsi, pensiamo ad Agora Vox, solo per citare l'esempio più emblematico, no? Quasi una nuova figura, sono delle figure ibride. CNN, BBC, Fox, insomma, cercano personaggi che sono dove avvengono le storie, dagli attacchi in India, Mumbai, alle elezioni di Obama. Insomma, questo mondo pullula, questo mondo va analizzato ed è quello che noi cercheremo di fare. Penso tutti i fenomeni nuovi, quando diciamo le parole nuove, sono cose nuove. Un termine che poi rilanceremo nelle prossime trasmissioni è quello di multi-stakeholder, ovvero seguire un fenomeno da diversi punti di vista, ed è poi una linea di iniziativa politica. Ed è la rete, la cultura digitale, la capacità di partecipare, di accedere in qualche maniera e di esserci, che sostiene questa nuova fase del cambiamento. Cambiamenti profondi che si registrano anche nel rapporto tra consumatore e produttore, a tal punto da non farci più intendere l'informazione e la comunicazione come una merce, no? Ma come un valore da condividere, come un valore condiviso, come un bene comune. O l'informazione è questo, oppure non si capisce cosa sia la società dell'informazione. Allora, qui sono due le questioni. Uno, riconoscere, sì, nel sistema informativo qualcosa che produce un valore. Questo è fondamentale. Ma d'altra parte rendersi conto che gestire l'informazione, l'intero impianto della comunicazione, è un valore sociale. Allora, dove sta la catena del valore? Sosteniamo che nel sistema dell'informazione c'è qualcosa che dà la risposta, ma dall'altra parte il bene comune. Rendersi conto che o la società dell'informazione diventa società della conoscenza, che non significa fare tutti gli intellettuali, significa trovare il modo per rilanciare la nostra domanda di mondo, ovvero come riuscire a sopravvivere a questa crisi
trovando delle risposte che possono permetterci di fare economia e rendersi conto che economia non sono solo i soldi, penso alle energie rinnovabili, solo per citare un fenomeno. Questo concetto è ben descritto da un'altra tag e anche qui abbiamo un personaggio, Arturo Di Corinto, che ci descrive questa parola che è prosumer, poi ne parliamo. La parola prosumer deriva dalla contrazione di due parole, producer più consumer, e indica le persone che nell'era del web 2.0 producono i loro propri contenuti e li mettono in rete lasciandoli nella disponibilità di tutti per modificarli ulteriormente. La parola viene da un'intuizione di Alvin Toffler che ne parla nel libro La terza ondata. E oggi il prosumer è la figura più rilevante dello scenario della comunicazione globale che sfrutta le reti per la relazione sociale attraverso internet con l'obiettivo di realizzare dei prodotti utili per tutti. È emblematica la citazione di Toffler, La terza ondata, che in Cina è al secondo posto dei libri più letti dopo Mao Zedong, quindi è un elemento emblematico. Ci fa proprio riflettere di come questi cinesi hanno preso in pieno quest'onda e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questa terza ondata è la nuova rivoluzione industriale, meglio, post-industriale. Loro stanno esercitando fondamentalmente ancora tutte le cartucce, hanno ancora da giocare tutta la cartuccia della manifatturiera. Ma l'accesso internet, nonostante qualche filtro legato alla censura, che sta accadendo. Cioè, dopo le Olimpiadi i cinesi si sono resi conto che non potevano starsi lì a proteggere più di tanto. Va detto che l'accesso internet in Cina ha un dato esponenziale, sta crescendo, sta galoppando. Parlavamo del rapporto Censis, si parla in maniera molto precisa e molto approfondita anche di comunicazione e il Censis annuncia una nuova stagione. La rete anche in Italia si appresta a diventare spina dorsale di tutto un mondo produttivo, anche politico. Alcune categorie si stanno sbriciolando, altre figure professionali avanzano, noi parleremo delle nuove figure professionali nel mondo dell'informazione e della comunicazione. Questo rapporto fotografa una situazione, noi non siamo qui certo per riscrivere il paradigma di nulla, però certamente c'è un'urgenza. Censis, o meglio Verita, no? Che pone la figura portante del Censis, parla poi di metamorfosi, no? E c'è stata nel dopoguerra la prima grande metamorfosi del sistema Italia, proprio con l'avvento del modello industriale, il boom economico, ma quella cosa si sta stemperando e questa crisi sta producendo anche una crisi del patto sociale, che è la cosa più grave, alla fine dei conti non è solo un problema di produttività, di PIL, ma di patto sociale sì, c'è proprio il rischio che nelle città, perché ormai il tasso di inurbamento è quello che è, parliamo di grandi città, si inizia a percepire una crisi che sta intaccando i valori, che sta intaccando la convivenza e questo è inquietante. Allora, dentro questo scenario, secondo me, il sistema della comunicazione deve svolgere una funzione. Abbiamo parlato molto di internet, dobbiamo rendersi conto che forse il modello televisivo sta andando in pezzi. Si parla di crisi degli ascolti televisivi, del rapporto Censis, e si parla di crisi del modello produttivo della televisione generalista. Sentiamo un attimo Soldani, che è un regista attento a queste mutazioni, a questo cambiamento, ci dice la sua su Post-TV. Allora, per parlare di post-televisione, di post-TV, mi piace pensare al fatto che, se voi avete presente in tantissime zone del nostro paese, l'Italia, soprattutto nelle città di periferia, è comparso un elemento di paesaggio urbanistico, diciamo così, molto particolare, che è la rotatoria. La rotatoria è quell'elemento che consente la circolazione del traffico senza interruzione ed è diametralmente opposta, se vogliamo, agli stop, cioè a quegli elementi che costringono invece ad un arresto e ad una ripartenza. La rotatoria prevede la condivisione di una regola, che è quella della circolazione, di dare la precedenza a chi arriva a destra, ma non termina mai, come dire, il flusso del traffico. E la comunicazione post-televisiva è un po' così, dovrebbe essere un po' così. Non esiste più una serie di programmi uno dopo l'altro, degli stop and go, esiste un flusso nel quale inserirsi
e nel quale partecipare a questo processo di comunicazione audiovisiva. Per l'immagine che dà Andrea Soldani della rotatoria è emblematico rispetto alle dinamiche da, quasi da semaforo, stop and go, ti fermi, qualcosa riparte, proprio del palinsesto televisivo. L'idea della rotatoria, dove tutto quanto è in flusso, dove sì devono esserci delle regole ma di comportamento più che di stop and go, è emblematico. Stiamo nell'era del flusso delle informazioni, no? Il rapporto che abbiamo con internet e anche con le nuove forme di televisioni legate ad internet, si pensi solo a YouTube, ma anche la nostra stessa trasmissione, oltre che su Rai News 24, oltre che sul satellite, va su internet, no? All'interno del sito di Rai News 24, ma anche su YouTube, per poter permettere la consultazione quando si voglia. Ecco, questo non è solo un modello industriale di intrattenimento, questo riguarda la capacità che si spera possa essere attivata da un'utenza, da una cittadinanza che inizi a utilizzare le informazioni in modo più funzionale. Questo apre, secondo me, all'approccio di nuova generazione. Assolutamente, va rimodulato la catena del valore, il ciclo di produzione delle news, dell'intrattenimento, va radicalmente rivisto, le nuove forme di ascolto, i pubblici, la vastità dei pubblici, la complessità dei pubblici deve in qualche maniera modulare i processi di produzione della televisione. E poi c'è questo aspetto fondamentale che sono i percorsi formativi, che sono i percorsi educativi, perché c'è tutto un gruppo di persone, così come alla fine degli anni 50, no? Ci sono stati i giovani che sono nati con, non è mai troppo tardi, con la televisione, c'era già, quindi loro l'hanno percepito come un bene che c'era, esisteva. Oggi ci sono i nativi digitali. Nativo digitale, chi è nativo digitale? Colui che è nato all'interno della logica di rete, colui che è, come dire, per il quale è assolutamente spontaneo, assolutamente naturale servirsi della rete non solo come fatto fisico, ma della rete come spazio mentale. Colui, possiamo dire, che è nato col videogioco, ecco, perché il videogioco è appunto l'avanguardia estetica, l'avanguardia morale, l'avanguardia semiotica della logica di rete, quindi la navigazione, il mettersi in gioco, il trasformarsi, il modificare le cose, sono tutti elementi che caratterizzano l'identità del nativo digitale e che fanno sì che noi, che al massimo possiamo essere degli emigranti, cioè delle persone che entrano dentro il digitale, siamo e ci sentiamo assolutamente diversi. Beh, Roberto Maragliano è stato lucidissimo. Ci sono quelli che nascono all'interno di un tempo e portano dentro una nuova competenza. E questo è un problema grave, perché significa che chi ha costruito l'impianto educativo, chi in qualche modo gestisce ed esprime la conoscenza, rischia di essere inadeguato rispetto a questa nuova urgenza. È radicale, perché l'avvento del digitale sta mettendo in crisi anche dei modelli alfabetici. Allora dobbiamo cercare di creare questi ponti, è un po' il nostro dovere, forse quando parliamo di futuro, la tag più forte che conclude questa trasmissione oggi è proprio nativi digitali, come i giorni di Natale, sembra quasi una sorta di assonanza e ridondanza, ma così è, dobbiamo occuparci di loro, di una nuova generazione che sta crescendo e non possiamo permetterci che cresca da sola. Noi a questo punto vi salutiamo, continuate a seguirci, torneremo su tutti questi concetti che oggi abbiamo cercato di mettere in piedi per dare suggestioni e qualche indicazione per questo che abbiamo chiamato il futuro. Arrivederci alla prossima.